compitino, una delle tentazioni più forti di chi va in barca in equipaggio è quello di fare il proprio compitino, no? Quindi devo cazzare il fiocco, faccio la virata, cazzo il fiocco fino al segno, mi metto in falchetta e finita lì. Devo, che ne so, girare una boa, cazzo la randa, la metto più o meno in posizione di bollina e il mio compito è finito lì, io ho fatto il mio. La randa con il bomba al centro, ok, va bene, più o meno da bollina stretta, va bene. Peccato che per l'accelerazione della barca molto spesso non basti fare il compitino, bisogna sentire la barca e a volte non cazzare completamente in bollina stretta, anzi molto spesso non cazzare in bollina stretta, ma seguire l'accelerazione della barca, anche rischiando di non aver, diciamo, cazzato in tempo, no? Di essere magari criticati perché non si è chiuso il boma in tempo, oppure perché non si è incazzato il fiocco al 100% alla velocità della luce. Però il risultato per la barca in realtà è molto più favorevole, l'uscita dalla manovra è nettamente più veloce. Quindi bisogna cercare di avere la personalità per navigare, per andare in barca, per andare in barca bene. E non semplicemente per dimostrare agli altri che si sa fare la cosa velocemente in maniera precisa, perché poi alla fine il risultato di una regata è spesso determinato da questi momenti di transizione, che sono quelli in cui si perde in realtà molto di più. Vedete, le barche portate in maniera non corretta molto spesso perdono tantissimo nelle boe, tantissimo nelle manovre e molto poco in realtà sul dritto. Ciao, buona giornata.